si ferma l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza e sono decine le vittime negli attacchi ad Deir el-Balah e nella città di Gaza. Anche Khan Yunis è nuovamente nel mirino, mentre il fronte al confine con il Libano registra nuovi scontri. Nel frattempo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la sua intenzione di procedere con l'offensiva di terra Rafah, che ospita 1,5 milioni di sfollati. Continueremo sino a che non avremo finito il lavoro e annientato Hamas, ripete Netanyahu. La città nel sud della striscia è già stata colpita da attacchi aerei che hanno distrutto diversi edifici, una situazione che aggrava la crisi umanitaria anche a causa delle difficoltà a distribuire gli aiuti alla popolazione allo stremo. Il ministro degli esteri britannico David Cameron ha esortato le autorità israeliane ad aprire uno dei suoi porti per consentire agli aiuti via mare di arrivare a Gaza. Ma le organizzazioni umanitarie sostengono anche che le consegne aeree e marittime non possono compensare una carenza di rotte terrestri. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha descritto la situazione come tragica. Gli aiuti paracadutati sono solo una piccola parte di quello che sarebbe realmente necessario.